Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Hero su Master Duel, un deck che è già stato in passato protagonista di svariati video qui sul canale. Detto ciò, procediamo con la lista. Classico duo di Entrap, 3x di Max C e 3x di Ashe, ma partiamo con i mostri eroi, doppia copia di Aumento e Eroe Vision. Lui di solito lo sfruttate insieme a Faris che è fondamentale, va giocato in triplice copia. Può essere evocato specialmente scartando un mostro eroe dalla mano e quando viene evocato o normalmente o specialmente ci permette di mettere nella zona magie e trappole un mostro eroe Vision. Quindi andremo a mettere Aumento che quando è nella zona magie e trappole lo possiamo evocare nella zona mostri e una volta evocato nella zona mostri ci porta sul terreno Vion che è una delle normal più forti del mazzo. Quando viene evocato normalmente o specialmente ci permette di mandare al cimitero un mostro eroe direttamente dal deck e poi una volta per turno possiamo bandire un mostro eroe che abbiamo nel cimitero per aggiungerci una polimerizzazione. Nebbia Ombra in duplice copia, lei ci porta cambio di maschera quando viene evocata specialmente e quando viene mandata al cimitero ci permette di aggiungere un mostro eroe dal deck alla mano. Doppia copia anche per quanto riguarda Stratos, molto forte. Soprattutto se utilizzato in combinazione con un eroe sopravvive, carta veramente rotta perché fa da one card combo. Vi costa la metà dei life points ma vi permette di evocare specialmente un mostro eroe elementale di livello 4 inferiore al deck. Quindi ci si va a evocare specialmente Stratos. Lui quando viene evocato normalmente o specialmente ci permette di attivare un effetto, quello di aggiungere un mostro eroe dal deck alla mano oppure di distruggere magie e trappole sul terreno fino al numero di mostri eroe che si controlla. Quando si fa la one card combo con un eroe sopravvive si evoca specialmente Stratos. Con Stratos ci si va a prendere o Vion o Faris e poi da lì si fanno tutte le combo. Per il resto dei mostri, monocopia di Celestial per quanto riguarda gli eroi del destino, monocopia di Dynatag e duplice copia ovviamente di Malicious, monocopia di Gold Brunito che serve per andare a fare Malicious Bane, lui ci porta a Richiamo Oscuro e poi ci permette appunto di andare a fare Malicious Bane, carta veramente molto forte, vi permette una volta per turno di fare piazza pulita dei mostri dell'avversario che abbiano attacco inferiore però a Malicious Bane, e Malicious Bane è un 3000 e per ogni mostro distrutto da questo effetto lui guadagna 200 punti di attacco. Poi monocopia di Soldato Liquido abbastanza standard e anche la monocopia di Neos l'Onesto. Lui lo potete scartare dalla mano per aumentare l'attacco di un mostro eroe che avete sul terreno di 2500. Per quanto riguarda le magie, rinforzi dell'esercito, abbiamo tutti i mostri eroe che sono dei mostri guerriero. Fusione Miracolo e la polimerizzazione, le due carte che ci permettono di andare a fare le fusioni insieme alla fusione Destino. Anche lei, volendo, ci permette di fare una one card combo, si può fare una one card combo anche con la fusione Destino. Poi Richiamo Oscuro, che appunto serve in combinazione con Gold Brunito per andare a fare Malicious Bane. Triplice copia di Cambio di Maschera, perché una delle carte più forti che potete andare a giocare è Legge Oscura, Eroe Mascherato, e per evocarlo vi serve appunto Mask Change. E ultima carta, Droplet è veramente molto forte, se non ce l'avete comunque la potete sostituire con qualche altra carta, potete mettere ad esempio il Richiamato dalla Tomba per andarvi a proteggere poi da eventuali HT dell'avversario. Per quanto riguarda l'extra deck, doppio copia di Darklaw, lui veramente molto forte, qualsiasi carta mandata al cimitero dell'avversario invece viene bandita, questa è una carta che contro alcuni mazzi vince da sola. Inoltre una volta per turno se l'avversario aggiunge una o più carte dal deck alla mano gli facciamo bandire una carta a caso che ha nella mano. Monocopia di Pericoloso, monocopia anche di Sunrise e di Absolute Zero. Monocopia di Trinity, lui attacca 3 volte e raddoppia il suo attacco, quindi quando viene evocato è un 5000 che attacca 3 volte. C'è una one card combo con sempre un eroe sopravvive che vi porta a Trinity
Neos l'onesto, quindi avrete Trinity con 7500 punti di attacco, che attacca 3 volte. Volendo ci potete andare a fare OTK, Acid, Escuriado, Distopia. Lui è buono in combinazione con Dynatag, anzi il contrario. Dynatag è molto buono perché appunto si gioca Distopia, in quanto lui permette di aumentare l'attacco di Distopia, e quando l'attacco di Distopia è diverso dal suo attacco originale, ci permette di scegliere come bersaglio una carta sul terreno e distruggerla. Inoltre, Distopia vi permette anche di infliggere danni all'avversario, alle sequenze dell'avversario, scegliendo come bersaglio un mostro eroe del destino di livello 4 inferiore nel cimitero e infliggendo l'attacco di quel mostro come danni alle points appunto dell'avversario. Per quanto riguarda i mostri Link, doppia copia di Crociato Croce, eroe extra, lui è molto forte, vi fa da Monster Reborn per un mostro eroe del destino. Una volta per turno vi permette di mandare al cimitero un mostro eroe del destino che controllate per aggiungere dal deck alla mano un mostro eroe. Ovviamente poi gli altri due Link eroe, conduttore che vi ricicla o la poli o cambio di maschera, e terrore decimatore. Ultima carta, preda pianta, verte anaconda. Ovviamente sfruttate molto le fusioni, quindi verte anaconda vi dà una grossa mano. Detto ciò, se non l'avete fatto, vi invito a recuperare il video delle combo eroe che portai tempo fa, perché vi potrà essere molto di aiuto per capire come funziona meglio il deck, e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale.